Dell'articolo 9 della Costituzione italiana e dei cambiamenti avvenuti per favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, si è parlato oggi nella Biblioteca Comunale Aurora San Severino, nel chiostro di San Domenico a Piedimonte Matese. Noi ne abbiamo parlato a margine dei lavori con il professor Alfonso Vuolo dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e poi a seguire con l'ex senatore Carlo Sarro e non ultimo il direttore dei musei Antonio Salerno. Sentiamoli. Professore Vuolo, si parla tantissimo dell'articolo 9 della Costituzione, oggi forse in modo particolare. Perché? Perché la legge costituzionale numero 1 del 2022 ha modificato l'articolo 9 e oggi è prevista, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e è affidata alla legge dello Stato la tutela degli animali. Quindi è un dato importante anche a proposito degli animali, di cui si parla molto, diciamo, è un aspetto, un tema di forte attualità. Sicuramente lo è, una delle parti più innovative che ha introdotto la novella, a differenza di quanto previsto per la tutela dell'ambiente, che in realtà già trovava un fondamento implicito in alcune previsioni costituzionali, tra cui l'articolo 32 in materia di diritto alla salute, declinato nel senso di diritto ad un ambiente salubre, e proprio nell'articolo 9, che secondo la Corte Costituzionale includeva nella tutela del paesaggio anche la tutela dell'ambiente. Quindi possiamo parlare senza nessun dubbio di un miglioramento. È una riforma che alcuni hanno criticato perché, a loro avviso inutile e dannosa. Non ritengo che sia condivisibile questa opinione per una ragione, ce ne sono molte di ragioni, ma la principale è data dal fatto che l'espressa previsione della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione diventa un patrimonio conoscitivo di tutta la comunità nazionale e svolge addirittura forse una funzione pedagogica. Direttore, oggi si è parlato dell'articolo 9 della Costituzione. Quali sono, secondo lei, le novità positive in particolare? Allora, l'articolo 9 della Costituzione ha avuto questa recentissima revisione con l'integrazione dell'ambiente, della sostenibilità, l'attenzione alle future generazioni e noi abbiamo voluto unire questo che è un nuovo tema introdotto nella nostra Carta Costituzionale con l'elemento tradizionale, diciamo così, che è quello della cultura, dell'attenzione al patrimonio culturale, alla promozione, alla tutela, alla ricerca, tutti aspetti che ritroviamo nell'articolo 9 della Costituzione. È importante che si faccia qui a Piedimonte perché è un contesto che riunisce tutti questi elementi, quindi questa attenzione particolare deriva anche dal fatto che Piedimonte è un po' l'emblema di un territorio per la conservazione del paesaggio, dell'ambiente, per la ricchezza del patrimonio storico-artistico e quindi ci sembrava il luogo più opportuno per fare questo discorso, per fare questa comune valutazione dell'articolo 9 della Costituzione. Alla luce di questi cambiamenti che ci sono avvenuti nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, c'è qualcosa che è cambiato e che particolarmente l'ha colpita? In realtà ha avuto un lunghissimo arco temporale di evoluzione, di sviluppo e di definizione, tanto da potersi considerare concluso nel 2022, in occasione dell'approvazione che abbiamo fatto come Parlamento della legge costituzionale che ha aggiunto tra i beni e i valori da tutelare anche l'ambiente, l'ecosistema e quindi un insieme di valori che rappresentano anche la declinazione migliore di quello che dobbiamo considerare come un obiettivo fondamentale, cioè il patto intergenerazionale. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.